Ciao a tutti e benvenuti su Che Stile. Io sono Andrea Cimatti e oggi parleremo di leva pelucchi. Ebbene sì, come per il rasoio, taglia barba, capelli, era arrivata l'ora di andare in pensione e lasciare lo spazio alla nuova versione del serie 7000 della Philips, oggi è il momento di dire addio, o almeno arrivederci, a un altro accessorio per me utilissimo in casa, che è il levapelucchi. Ovviamente vi faccio vedere una delle versioni, perché sapete che lo ritengo utilissimo e quindi sia nella casa dove abitavo prima sia in questa ne ho due versioni, poi con Martina diciamo lei ne aveva una terza, quindi è uno strumento molto utile. Questo è quello che ho utilizzato di più ultimamente ed era l'Emi Power, questo qui. C'è la versione anche della Singer, ottimo, veramente veramente ottimo, non ho neanche mai dovuto cambiare le lamette, quindi qualità ottima devo dire. Andava su qualsiasi tipologia di tessuto, dal maglione più spesso ovviamente con un po' di accortezza e delicatezza, a calzini, a tutti gli indumenti ovviamente di Ginevra. Ho deciso però di metterlo da parte o comunque darlo magari a qualcuno che ne ha più bisogno, perché ha un'unica grossa pecca e adesso ve la mostro. Durano tanto, ma è alimentata da questi piloni giganteschi. Piloni giganteschi che ogni volta che devi cambiare, ecco, non capita spesso perché credo che questi siano durati più di un anno, ma anche di più forse, e vi assicuro che l'ho utilizzato tanto, non trovavo molto il senso di dover comprare questi piloni. Costano, devi poi smaltirli, lo smaltimento poi costa eccetera, non a te ma a tutti noi, all'ambiente. Quindi ho pensato bene di fare l'upgrade. Ho cercato perché o volevo una soluzione con delle pile più piccoline, ma c'era lo stesso problema di poi smaltirle, magari si consumavano più in fretta, e quindi ho trovato un'altra soluzione. Ho trovato la versione che si collega col cavo USB. La ricarica dura fino a 40 minuti, sistemi di sicurezza e tutto, è piccolissimo e le recensioni erano veramente buone. Anche questo acquistato su Amazon, ormai è la vita per chi come me non ha mai tempo di far nulla. È leggerissimo, c'è un pennellino, è questo qua, si chiama Beeper, e tra l'altro questo, se non ricordo male, della stessa marca, dello stesso brand, c'è anche lo scaldavivande, che ne abbiamo parlato in un altro video. Io diciamo avevo consigliato il Travelissimo e un'altra versione che era quella che avevo comprato io, che adesso non è più disponibile. Io però ho aggiornato i link nel video dello scaldavivande, e uno dei brand diciamo che aveva quello a più buon mercato, ma comunque solido perché bene o male sono sempre gli stessi, cambiano un po' i marchi, era proprio quello della Beeper. Questo è molto carino, ha questa plastichina protettiva, è tondeggiante, quindi si presta molto bene a passare sui capi anche con movimenti circolari. Va veramente molto veloce. Vedo dentro che le lame sono delle gran belle lame. Qui dopo ovviamente hai la parte per l'alimentazione USB normalissima, quindi dopo si può attaccare alla spina o volendo anche al computer, se state utilizzando il computer comunque è una spina USB normalissima. Quando poi avete finito di utilizzarlo, girate in senso antiorario la parte davanti e tutti i pelucchi vengono raccolti qui dentro. Poi se avete bisogno di pulire un po' la parte diciamo delle lame eccetera, ovviamente si può smontare a tutte le parti di sicurezza, e dopo con questo pennellino qui andate a pulire tutte le varie parti. Stessa cosa per andare ad aiutarvi a togliere via tutti i pelucchi. È veramente carino, ben fatto, il design mi piace molto. Ovviamente lo riavvitate in senso orario ed è comodissimo, si tiene molto agevolmente con la mano. Io vabbè ho una mano gigante, lo sapete, ma anche per le mani piccole è veramente comodo perché è piccolissimo. Devo dire che non l'ho ancora provato perché volevo prima farvelo vedere, ma nei prossimi giorni, anzi credo che già stasera, lo utilizzerò e vi farò sapere poi qui sotto in descrizione e nei commenti com'è andata. Per il momento mi sta piacendo tantissimo, anche solo la
velocità e la potenza che ha. Per come tra l'altro è fatta, me l'ero un po' guardata, avevo guardato tutte le recensioni, i video che c'erano, lo consigliano veramente tutti quanti perché ha questa forma che risulta molto molto utile quando lo si utilizza. E il fatto di non dover buttare batterie o cambiare in continuazione batterie, ma con un'alimentazione con la corrente elettrica, devo dire che ci toglie un gran pensiero. Quando avete finito poi lo richiudete così e lo riponete. Questo era un velocissimo aggiornamento su un ulteriore cambio di strumento casalingo che ho fatto. Spero vi possa essere utile per i vostri acquisti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!